Dopo la prostrazione abbiamo la posizione del cobra, Bhujangasana. Allora, prima di farvi vedere come si pratica Bhujangasana, vorrei fare una distinzione perché in molti stili c'è grossa confusione tra due asana, la posizione del cobra e la posizione del cane che guarda avanti. Addirittura in alcune pratiche sembrano la stessa posizione, vengono utilizzate come se fossero la stessa posizione. Le due posizioni sono molto differenti. La differenza principale è che nel cobra vogliamo arrotolare tutte le vertebre, quindi è come se con il corpo andassimo a fare una J o una C. Invece nel cane che guarda avanti vogliamo fare una L, quindi c'è proprio un piegamento nella zona lombare. Il cane che guarda avanti è molto prestante per la zona lombare, invece il cobra è un allungamento dell'addome e un'apertura del petto. Se volete capire bene le differenze, poi, tanto farò un video anche per il cane che guarda avanti, si chiama Urdhva Mukha Svanasana. E invece questo è il cobra, Bhujangasana. Una grossa differenza è soprattutto per quanto riguarda il bacino, perché nel cobra il pube, l'osso pubico rimane a terra, mentre nel cane che guarda avanti lo solleviamo e poi lo spingiamo piano piano verso terra per far aumentare la pressione. Naturalmente c'è qualcuno super elastico che riesce a fare il cane che guarda avanti col pube che rimane a terra, ma quello è un punto d'arrivo. Invece nel cobra il pube non dovremmo proprio alzarlo da terra. Se stiamo sollevando il pube da terra stiamo sbagliando. E nel cane che guarda avanti le braccia sono distese, nel cobra le braccia rimangono piegate con un gomito che ha un angolo di 90 gradi. Arriveremo eventualmente a distendere i gomiti nel cobra solo nel cobra reale, che è una posizione molto avanzata in cui le ginocchia si piegano, la testa deve andare a toccare i piedi e quindi per spingere la testa indietro devo stendere i gomiti. Però questa è la posizione avanzata, non è la posizione di base che vogliamo vedere noi oggi. Quindi ricordatevi le due fondamentali: bacino, pube che rimane a terra e gomiti che rimangono piegati. A questo punto, come entrare nel cobra? Veniamo dalla prostrazione. Abbiamo già il petto in mezzo alle mani. Quello che possiamo fare per anticiparci è mandare i gomiti indietro e sentire che rimangano vicini al busto e poi la salita non la farò perché le mani spingono, la salita la farò perché la testa spinge. Quindi sento fronte e naso che scivolano a terra in modo che il collo si pieghi in allungamento e poi è la corona della testa che mi va a spingere all'indietro, come se avessi qualcosa appoggiato sulla testa e io lo voglio andare a spingere all'indietro. Quindi vedete che il corpo fa una curva. Non concentratevi sul piegare la zona lombare, concentratevi sull'allungare lo psoas e l'addome e aprire il petto. È importante che i gomiti rimangano vicini perché questo ci aiuta a avvicinare le scapole una all'altra. Quindi la spinta che facciamo con le mani contro il pavimento non è per sollevarci, ma è per aprire il petto e vedrete che le scapole fanno questo movimento. Quindi questo era Bhujangasana, poi quando farò il video per il cane che guarda avanti, magari capirete bene le differenze. Buona pratica!